Ciao elefantini, bentornati sul canale di Giulio e dell'Elefante e benvenuti in questo nuovo video dove sono seduto per terra su una sorta di cuscino yogico. In realtà è il cuscino del divano che ho ribattezzato al volo come cuscino yogico perché è una giornata tremenda e ho acceso tutte le luci di casa, ma il video veniva bruttissimo. Si vedevano meno rughe in prima, però il video veniva bruttissimo perché è proprio buio. Oggi è una giornata molto uggiosa e mi dispiace anche di girare questo video e quelli che girerò successivamente oggi perché quando ho fatto, per esempio, questo acquisto che stiamo per vedere, era una giornata meravigliosa, c'era un sole pazzesco, però non avevo tempo. Allora, oggi video haul, mini haul di Yves Rocher. Mini haul, ma neanche tanto, perché in realtà un po' di cose le ho comprate. Allora, io quando vado a casa da mia madre, diciamo che lì ricevo e trovo le, come si chiamano, le cartoline di Bottega Verde e di Yves Rocher. E quindi poi dopo sono proprio un trigger all'acquisto. E nello caso specifico, questa cartolina ti regalava delle cose che adesso vi faccio vedere. Poi, quando mi sono trovato in negozio, c'erano altre offerte, quindi ne ho approfittato e in più ho avuto degli omaggi. Quindi, insomma, alla fine non è neanche tanto mio. Cioè, ragazzi, mi sono messo davanti alla finestra. Adesso la luce già mi cala. No, allora, più che altro per farvi vedere bene i prodotti. Allora, io non compro molto da Yves Rocher come voi potete vedere perché le creme, queste cose così, non è che mi attirano molto, anche se alcuni prodotti mi sono piaciuti. Però mi piacciono molto i bagno doccia, questi qui, quindi che sono i classici bagno doccia da, se non sbaglio, 400 ml, quindi un po' come quelli di Bottega Verde, e costano 3,95 € a prezzo normale, cioè i Rocher, a differenza di Bottega Verde, come sapete, non è che ha prezzi scontati, che sono i prezzi reali, e poi dei prezzi innalzati, diciamo così, ha questi prezzi. Quindi questi li trovate sempre a 3,95 €. L'unica cosa un po' fastidiosa dei loro negozi è che hanno i prodotti col bollino verde. Dico che è fastidiosa perché quando mi arrivano queste cartoline, poi mi fanno lo sconto su dei prodotti. Però mi dicono sempre tranne i prodotti con bollino verde e tutto il negozio è bollino verde. Ora vi faccio vedere infatti cosa ho preso. Allora, ho preso innanzitutto questo qui alla magnolia e tè bianco. Non sono dei prodotti eco bio, però mi piace come sono formulati, anche perché hanno, per esempio, questo al succo di aloe alto nell'inci, cioè proprio che fa parte della base lavante, diciamo così. Ora non so se riuscite a vederlo, poi ripeto, non sono un esperto di inci, la profumazione è buona. Comunque, questi bagno doccia lavano bene e mi piacciono. Ho ripreso poi anche questo qui a lavandino e mora. Non mi ricordo se quando l'avevo preso io era solo lavandino o anche mora. Lavandino sarebbe una sorta di pianta che ricorda la lavanda, è tipo una lavanda. Anche questo, sempre la base lavante, include il succo di aloe e ha una buona profumazione. Sono molto buoni, soprattutto utilizzati, io uso sotto la doccia la spugna a rete, anzi la devo ricomprare, ecco, mi sono ricordato, perché ogni tanto si rompono queste spugne a rete, sono quelle che fanno fare la schiuma anche all'olio d'oliva in teoria, quindi veramente riescono a, diciamo, a rendere produttivo qualsiasi prodotto. Però questi, anche senza spugna, si utilizzano molto bene, ti fanno sentire pulito, lavato. Questa è la prima volta che lo prendo. Una volta ho usato quello al mango, se non sbaglio, che però è una profumazione un pochino più estiva, quindi ho preferito prendere questo. Mi attirava il fatto che ci fosse il tè bianco. E non so se poi ci sono veramente questi. Sì, Camellia sinensis leaf extra, quindi c'è proprio l'estratto di tè bianco. E comunque ti lavano bene e lasciano la pelle abbastanza morbida e idratata. Poi la ragazza mi ha detto, la commessa che stava là, mi ha detto: guarda, se vuoi c'è il 30% di sconto su un prodotto, se ne prendi due c'è il 40%. Ripeto, il negozio era tutto a bollino verde, quindi ho avuto un po' di difficoltà quando ho
visto questo prodotto che io già ho provato e che avevo comprato in Sicilia e che è rimasto in Sicilia, quindi non l'avete mai visto forse nei miei video, boh, forse l'avrò inserito in qualche video, ed è una maschera a base di caolino, quindi di argilla, con alcuni estratti carini. Comunque fatto sta che mi sono trovato bene, non è né troppo forte né troppo, diciamo. C'è anche il carbone vegetale, se non sbaglio, libera i pori al carbone con acido salicilico, scusate, di origine vegetale. Come fa il carbone a essere origine vegetale? Scusate. E comunque non è né troppo pesante, però fa il suo dovere, cioè lascia la pelle bella, bella purificata. Io di solito queste le uso una volta a settimana. Quindi questa qua, siccome veniva sui 10€, 9,95€, insomma, facciamo, ho avuto uno sconto di 3,98€, quindi come se l'avessi pagata 6€ e ci sta, anche perché mi durano parecchio. Poi, visto che se prendevo due prodotti avevo il 40%, e visto che mi piace farmi rapinare in questi negozi, perché avrei sicuramente risparmiato prendendo un prodotto, in termini assoluti, ho voluto provare questo esfoliante purificante con polvere di tè boreale, che ha lo stesso prezzo, quindi l'ho comprato sempre invece che a 10€, più o meno a 6€. E niente, mi ha incuriosito perché mi ricorda, per come è fatto, vedete che ha questi pallini qui, poi non so se la profumazione non si sente, mi ha incuriosito perché mi ricorda un detergente che loro facevano, che era questo detergente cremoso con questa sabbiolina qui, che era buonissima e che poi giustamente hanno tolto, e che era al tè verde o al tè di qualcosa. Quindi ho detto, non è che tante volte. Quindi questi sono i prodotti praticamente che ho comprato proprio per dignitosamente utilizzare la cartolina con la quale mi davano questi omaggi che mi piacciono tantissimo, che sono l'olio, se non sbaglio, olio da doccia all'Argan della loro linea Argan e rosa, quindi una linea che sicuramente mi piace tantissimo, ed è oltretutto anche da 100 ml. Ed è queste confezioni che io straciclo. Ah no, non è quelle confezioni, perché le confezioni, quelle che dico io, sono queste da 100 ml dei loro bagno doccia ecologici, che poi hanno una sorta di valvola mitralica qua sopra, che rende diciamo molto comodo utilizzare i prodotti, e quindi poi le riciclo per il viaggio. Ma anche questa va bene, me la porterò quando riapriranno le palestre, piscine e così via. Non sento la profumazione. Comunque un 100 ml, e poi hanno regalato a 50 ml, sì, questo dovrebbe essere il bagno doccia, sì, che ha la stessa, diciamo, composizione degli altri, quindi sempre questo succo di aloe nella base lavante, però in più c'è quasi subito l'acqua di rose e l'estratto di argan. Non so cosa vuol dire l'estratto, quindi non è un olio. La profumazione è buona, poi esotica. Di questa, vediamo un attimo se riesco a aprirlo. Mi incuriosisce il fatto che sia un olio, no? Ha una profumazione molto neutra. È a base di olio proprio, e poi dopo c'è la base lavante, quindi l'olio di Brassica Campestris. Io gli inci provo a farveli vedere se poi volete fare un fermo immagine, ma non credo che si reggerà molto. Poi, dulcis in fundo, pensavo di aver, ero già soddisfatto, invece questa ragazza molto gentilmente mi ha regalato anche questa crema mani profumata da 30 ml che si chiama Plan Soleil. Sì, crema da mani. Ovviamente i prodotti Rocher, ecco, insomma, gli inci non è che siano proprio entusiasmanti per chi fa eco bio, però vedo che c'è l'olio di macadamia, insomma, il burro di karité. Io le creme mani solitamente ne ho alcune, ma non è che le compro, le uso più che altro come creme uniche quando viaggio, però fa piacere. Oltretutto, in teoria, questa crema, secondo loro, costava 4,95 euro. Scusate, così mi rendete. Crema mani Plan Soleil, eccola qua, 4,95, quindi insomma va bene.
E niente ragazzi, questo era il mini mini haul Yves Rocher con tanti omaggi e tante cose carine e grazie per aver seguito questo video. Se poi volete delle recensioni, anzi ve le farò sicuramente le recensioni su questi prodotti nelle mie nuovissime, nel mio nuovissimo, nella mia nuovissima rubrica review e quindi tante volte recensisco i prodotti anche non necessariamente finiti. Da Giulio e dall'Elefante per questo video è tutto. Grazie e buona giornata. Ciao, buona giornata. Fino a un certo punto, perché si vedono un sacco le rughe. Spero che i prodotti li abbiate visti bene. Tra virgolette, prima di metterla via, siccome la stavo conservando, cioè, volevo far notare quanto sono belle le buste di Brochet. Quelle di quest'anno, credo siano. Ma poi sono anche belle, cioè, toste. Sono fatte bene, neanche le fanno pagare rispetto a Bottega Verde, per esempio, che le fa pagare. Non so perché lo metto sempre in comparazione, perché sono molto simili i negozi, la filosofia, diciamo, di questo verde che poi non è completamente verde, però non ve la fanno pagare, mentre la Bottega Verde la pagate e sono quelle leggerissime che si rompono subito. Invece guardate che bella, fantastica. Vabbè.